Bene, allora questo è il quinto e ultimo talk dell'End Summer Camp 2023, della prima serata. E, siamo qui in realtà con Alessandro Domanico di Informatici Senza Frontiere per parlare Grazie. di un progetto particolare che è quello del software Open Hospital che molti di noi conoscono già, ma che in realtà abbiamo per la prima volta la possibilità di farci raccontare dal vivo da qualcuno che in qualche maniera lo vede e lo usa tutti i giorni, insomma, no? Quindi a te Alessandro, poi anche se hai modo di introdurti, insomma, a te la parola. Grazie, grazie, buonasera a tutti e spero di trovarvi svegli per l'orario. Io sono Alessandro Domanico, lavoro per Informatici Senza Frontiere APS, Associazione di Promozione Sociale. Ho cominciato a programmare quando ero piccolino ancora in QBasic, forse anche prima col Basic del Commodore, però mi sono impegnato sempre nel sociale. L'esperienza lavorativa è cominciata quasi subito dopo la laurea in ingegneria informatica e altrettanto subito ho cominciato a fare esperienza all'estero, prima di tutto col servizio civile internazionale in Kenya. E da circa 12 anni quindi mi occupo di informatizzazione di ospedali africani. Informatici Senza Frontiere, per chi non conoscesse, è un'associazione che si propone di formare e diffondere l'uso sostenibile ed etico delle tecnologie e di ridurre in generale il digital divide per soggetti che per motivi socio-politici e economici non possono accedervi. Andrò molto veloce perché le robe da dire che ci sono tante e chiedo alla regia se si può passare alla presentazione. Grazie. Cosa importante, proprio per velocità, ho condiviso tantissimi link in forma di QR code, quindi presenti, cellulare in mano e pronti a scannerizzare, così possono poi con calma rileggersi i contenuti che spero troveranno interessanti durante la presentazione. In particolare questo QR code compone già un mail to verso la mia mail di Informatici Senza Frontiere, in maniera tale che possiate contattarmi anche successivamente a questa serata. Quindi dicevo, Informatici Senza Frontiere di cosa si occupa? Si occupa sostanzialmente di tre filoni. Uno è la conoscenza, quindi diffusione della conoscenza, dell'uso consapevole delle tecnologie. Una è quella che chiamiamo sviluppo, inteso come cooperazione internazionale, paesi in via di sviluppo, o meglio chiamati economie emergenti, e un'altra è quella della disabilità. Quindi soluzioni ad hoc, qua siamo nel campo dell'Arduino, dell'hardware, per persone che hanno determinate disabilità fisiche. Inoltre facciamo interventi in situazioni di emergenza, come terremoti, no, che ci sono stati anche in Italia, per dare un primo supporto, ovviamente coordinato con le autorità in termini informatici, reware, quindi riutilizzo di hardware. Non ancora obsoleto, e consulenza per bisogni specifici. Oggi il titolo di presentazione è Tecnologia e Africa. Ho speso veramente pochissimo tempo, poi capirete perché, per generare questa immagine che è stata generata da un'intelligenza artificiale, tra delle tante che ci sono, ma appunto ho speso giusto 2 secondi perché non volevo dare molto l'accento su questo, però ecco. Con un prompt di questo tipo, cos'è e come uno si immagina la tecnologia in Africa. Quindi, savana, classico bambino, viene fuori e chiaramente viene chiesto questo nel prompt con un visore di realtà virtuale. In realtà, facendo una semplice ricerca su Google, cercando semplicemente Samburu smartphone, viene fuori una foto reale. Cioè, siamo ancora nella savana, c'è ancora poca stoffa addosso e un componente della tribù. Dei Samburu ha in mano uno smartphone, tra l'altro un Tecno che ho avuto anche io in tasca quando ho dovuto comprarne uno in Tanzania.
Le tecnologie, quindi, questo per dire, le tecnologie sono ovunque e bisogna saperle usare. Ora, sappiamo bene qui in questa platea, probabilmente c'è una concentrazione altissima di persone che sanno usare la tecnologia, ma essere capaci non basta, e questa chiaramente è una provocazione che va anche al di fuori di quest'aula, ma essere anche consapevoli. Consapevoli di che cosa significa utilizzare questa tecnologia. Questa è una lista chiaramente non esaustiva di ambiti in cui è presente la tecnologia, ma sono sicuro che almeno una di quelle, tra quelle presenti, non ci avevate pensato, comunque non vi tocca tutti i giorni. Però realmente la tecnologia è ovunque, anche questa è un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, non ho messo il prompt, però era giusto per dare un'idea di come siamo interconnessi. La domanda però che Informatici Senza Frontiere si pone oramai già da 3-4 anni negli incontri che facciamo nelle assemblee nazionali è sostenibile tutto questo? Molti di voi avranno già visto un'immagine di questo tipo, no? Questo termine trashware ha anche forse più di un decennio e si riferisce chiaramente all'opulenza, no? Dell'Occidente, di quanta tecnologia viene utilizzata e di che fine fa, quindi questo eccesso di consumismo che provoca poi questa spazzatura tecnologica che finisce da noi, la prima immagine in Europa, ma come sappiamo benissimo, oramai di dominio comune, finisce soprattutto nei paesi del terzo mondo, vengono chiamati ancora con quel trashware. Però questo è soltanto un lato. Diciamo della faccenda, cioè è la fine di un prodotto tecnologico. Quello che un po' meno si sa, ma mi auguro che questa consapevolezza stia cambiando, è quello che c'è prima. Quindi tutti quanti sappiamo, anche questo articolo qua, scansionate il codice perché di Africa Rivista spiega molto bene questo fatto, questo aspetto, è soprattutto quello che riguarda il pre. Cioè, quando si arriva ad avere un dispositivo elettronico, cosa è stato già deturpato, cosa è stato già depredato al pianeta e molto spesso ai diritti umani. E quindi non si può più fare un discorso soltanto sul fine vita di una tecnologia, ma bisogna, così come c'è stato il boom, cioè abbiamo avuto con tutto, con le VHS, con i televisori, con le auto. Quando è stato un boom, poi si è cominciato a pensare, ok, ma forse è il caso di ripensarle queste cose, è il caso di ragionarci un po' meglio. Questo però è soltanto un lato sempre della tecnologia, di come la tecnologia tocca i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti. Questo è un esempio, caso di studio famosissimo di M-Pesa. M-Pesa in Swahili significa denaro, significa soldi. Ed è una startup che è cominciata da una compagnia privata, in realtà già affermata, la Safaricom, però in poco tempo, se non sbaglio, è nata nel 2007-2008, io ero giù in quel periodo, ero in Kenya, e in poco tempo ha raggiunto 9 milioni di utenti e ha mosso poi in altri 5 anni 2 miliardi al mese di dollari. È una roba che è nata direttamente in Africa. Quindi l'Africa come sia un luogo di sfruttamento e di fine vita della tecnologia, ma anche fucina di tecnologie innovative fatte per determinati contesti che noi non, potrebbe, non, è, non immaginiamo perché in quel periodo noi avevamo già le carte di credito, mentre lì probabilmente chi ha le carte di credito è ancora sotto l'1% della popolazione. Ma non è l'unica, vi invito ad andare sul World Economic Forum dove ci sono decine e decine di iniziative specifiche, cioè specifiche nate in Africa. Per esempio quel Sandy, immaginate i nostri Glovo, Deliveroo, Just Eat, che funzionano chiaramente in posti dove si hanno indirizzi, numeri civici, in Africa la cosa cambia. Quindi come fare a consegnare in posti ovviamente non raggiunti da Amazon, ma neanche raggiunti dai servizi, come si fa a consegnare nelle baracche? Ecco, ci sono soluzioni che stanno nascendo direttamente lì, così come la mobilità sostenibile, la microcredito, soluzioni fintech, microcredito, eccetera.
Quindi adesso non c'è tempo, vi avrei fatto volentieri vedere questo estratto di un intervento di Norberto Patrignani, docente di Computer Ethics, intervento dove spiega benissimo, spiega molto bene, in maniera anche molto coinvolgente, tutte queste dinamiche e dove verosimilmente si andrà nel prossimo futuro, all'interno di un contenitore che approfitto per pubblicizzarvi, che è il Festival dell'Informatica Solidale che teniamo ogni anno a Rovereto, provincia di Trento, e quest'anno sarà il 19, 20, 21 ottobre. Quindi scansionate questo codice, poi l'intervento di Patrignani dura, io vi ho fatto vedere 2 minuti, dura 20-30 minuti, ma vale veramente la pena vederlo. Sostanzialmente qual è lo spunto di riflessione per il futuro? Ce lo siamo detti tante volte, in tante discussioni anche con gli amici, deve essere una tecnologia adatta e sostenibile. Ora, alcuni marchi li conoscete già da tempo, LibreOffice, Wikipedia, ce ne sono altri, open source, ce ne sono altri come Rackel e Kivix, dove l'obiettivo è quello di portare offline, perché anche internet inquina, e lo vedremo fra poco, e poi ci sono anche soluzioni hardware, quel brick, quel mattoncino nero, si chiama BRCK, brick, è di una startup keniana, ed è un hardware, un accentratore di reti, per situazioni per ambienti diciamo a scarse risorse e anche pesanti a livello atmosferico, a livello climatico. Cosa significa adatto e sostenibile? Significa che deve essere avere un design che duri nel tempo, sfruttare materiali equo e solidali, basarsi su condizioni di lavoro sostenibili e umane, e mirare al riuso e al riciclo. L'esempio principe, diciamo reale, concreto, è Fairphone, molti lo conosceranno, io ho la versione 4, adesso è appena uscita la versione 5 già parlano di un cellulare migliore al mondo, ma non migliore perché ti performa più dell'iPhone o di qualche altro cellulare top di gamma, ma perché segue determinati principi, ovvero per esempio il 70% dei materiali utilizzati sono riciclati o comunque provenienti da fonti certificate Fair Trade. Inoltre la Fairphone non fa soltanto il cellulare, fa anche altri dispositivi come gli earbuds, cuffie, caricatori di batterie, anche il proteggischermo, tutto con materiale e processo sostenibile, e soprattutto garantisce una riusabilità, un supporto con pezzi di ricambio che vi potete cambiare voi stessi, pur mantenendo una impermeabilità IP51 questo, IP55 quello nuovo, è possibile ripararlo, quindi cambiarlo potenzialmente fra 7, 8, 9, 10 anni, se già non lo fate con altri cellulari. Dicevamo internet, questo è un articolo della Cafosfera News che conoscerete. Internet consuma, guardare un film in streaming per 2 ore inquina tanto quanto un viaggio in macchina in 45 minuti. Quindi voi immaginate, vi state vedendo un film tranquilli sul vostro divano, adesso non è per fare terrorismo, però in realtà state inquinando come andare in macchina per 45 minuti stando comunque fermi. C'è un altro libro che vi voglio consigliare, questo, dove si fa un esempio forse più lampante, cioè Fatto 100, il consumo di un film in streaming su Netflix, quindi guardandolo in streaming per tutte le 2 ore, se invece lo scaricate e lo guardate offline consuma 10, quindi c'è un rapporto da 1 a 10 tra vederlo in streaming e vederlo scaricato offline sul proprio computer. Quindi digitale e fisico, si sta appunto, il dibattito è su come rendere sostenibile il digitale, che oramai permea tutto. Nell'intervento di Patrignani che vi ho citato prima si parla anche di come è il digitale stesso che aiuta poi a rendere più sostenibile, però appunto è un argomento complesso che non si può risolvere in 2 minuti, però per darvi un'idea. Quindi la tecnologia non è neutra, e qua mi collego al talk di prima di Paolo, perché l'etica dell'hardware è proprio quello, cioè nella stessa progettazione
che sia hardware o software, quindi anche negli stessi algoritmi, in qualche maniera, se non ce ne preoccupiamo, ci mettiamo dentro dell'antietico, ci mettiamo dentro di qualcosa che non tiene conto di. E il consumo energetico dell'informatica è qualcosa di reale e concreto, no? La famosa frase, il cloud non è altro che il computer di qualcun altro. Ecco, il fatto che sia intangibile in realtà tange parecchio. E in qualche modo bisogna pensarci se siamo noi i primi che costruiscono e progettano delle tecnologie. Quindi veniamo al progetto Open Hospital. Open Hospital è più che non solo un software, è un insieme di attività sono intorno a un software, nel senso che noi lo sviluppiamo, in realtà lo sviluppa la community open source internazionale, contiamo più di 50 sviluppatori più o meno costanti, perché sono volontari, insomma, nato nel 2006 con quelle tecnologie del 2006, potete immaginare, dove non c'era ancora il concetto di inquinamento digitale, o se non in alcuni ambienti di nicchia. Adesso siamo già da 3-4 anni, siamo molto focalizzati sulla privacy by design e sul risparmio delle risorse. Quindi all'interno del filone sviluppo, quindi cooperazione internazionale, noi facciamo design di soluzioni informatiche IT, cioè soluzioni informatiche strutturali, diciamo di network, infrastrutture e anche software. Quindi questa è una foto fatta in Tanzania, adesso non è per mostrarmi io, però per farvi capire che andiamo realmente giù sui luoghi di progetto. E partiamo dalle basi, definiamo la rete, facciamo la topologia della rete, facciamo training al personale dell'ospedale, formiamo i tecnici che poi dovranno mantenere tutta l'infrastruttura informatica e forniamo il software oppure sviluppiamo soluzioni anche ad hoc. Quindi periodicamente con la community open source facciamo sia sviluppo sia anche delle call periodiche, se poi vi agganciate i canali che vi mostrerò alla fine ne avrete notizie, insomma facciamo delle call con la community open source in inglese, in cui definiamo qual è la roadmap del prodotto, in questo caso Open Hospital. Questo è il sito, vi invito a vederlo, quindi il software, che cos'è alla fine Open Hospital? È un gestionale per ospedali, è specifico per contesti a risorse limitate, quindi è leggero, open source, offline, quindi non è un software as a service, non c'è bisogno della connessione internet per utilizzarlo, ma volutamente lo stiamo mantenendo tale, anche per un discorso di privacy, no, di dati dei pazienti, gratuito, facile da utilizzare, con una curva di apprendimento molto, molto veloce, è stato premiato nel World Summit on the Information Society Forum del 2016, ed è in continua evoluzione. Adesso vi mostro un pochettino di foto dei contesti in cui operiamo, così faccio capire, per esempio questo qui è nel 2006 il primo ospedale che è stato informatizzato con Open Hospital, anzi Open Hospital è stato sviluppato per questo ospedale in Uganda e in realtà da qui è nata un po' Informatici Senza Frontiere, perché chi era lì, lo ricordiamo sempre, il dottore italiano, il dottore Mario Marziai, disse qua ci bisogna di medici senza frontiere ma anche di informatici che portino i vantaggi delle tecnologie in contesti come questi, dove una cartella clinica elettronica aiuterebbe tantissimo a tenere traccia meglio della salute dei pazienti che non i registroni di carta. Così fu, e quindi poi ci sono state, questo è dove ho fatto io il servizio civile nel 2008 in Kenya. Non soltanto noi, anche altri volontari che magari erano impegnati per volontariato, in questo caso in Burundi, ci hanno chiesto supporto e noi da remoto gli abbiamo dato le messi in condizione di installare il software, fare il training al personale ed essere autonomi. Abbiamo lavorato anche con strutture pubbliche, questo è l'ospedale distrettuale di Malindi in Kenya. In Etiopia abbiamo un forte legame con l'Etiopia, siamo presenti quasi ogni anno per l'ospedale St. Luke, ma anche per altri. E il Somaliland, per esempio, questa è una cosa molto importante. Il Somaliland è il nord della Somalia, è un
paese autoproclamato, non riconosciuto dall'ONU, che ha un suo governo, i propri ministeri. Ed è molto importante questo, cioè noi non andiamo sostituirci ai governi o ai piani di sanitari nazionali che comunque ci sono, ma ci sono delle situazioni dove neanche i piani sanitari del governo e la pianificazione arrivano in determinate realtà sul loro territoriale nei prossimi 10-15 anni. Quindi verosimilmente, anche se dovessero essere nei loro piani, per 10-15 anni non vedranno niente. Quindi noi ci inseriamo lì, facciamo praticamente il pezzettino che manca per abilitare queste trasformazioni che sono anche culturali e da questo punto di vista più che tecnologiche richiedono ancora più tempo. Quindi grazie ai nostri progetti, basta anche i feedback che ci mandano, abbiamo formato tante persone, abbiamo reso possibile lo sviluppo di competenze locali e in ultima analisi anche un miglior servizio alla salute ai pazienti. Questo è l'ultimo ospedale che in termini di tempo più o meno, ce ne sono anche altri in realtà, però l'ultima foto che abbiamo avuto è questo andava al Doaca in Madagascar, l'ospedale di Vezo. Quindi quello è un po' il contesto. Adesso venendo alla parte di tecnologie, è un software del 2006 sviluppato in Java, come era quasi logico fare all'epoca, quindi ha un back-end, adesso è anche un front-end, quella GUI, quella Graphic User Interface in Java, e stiamo al momento nella trasformazione da desktop application a web application, intesa come single page application, stiamo utilizzando React. Quindi entro la fine dell'anno avremo una prima release con quello strato di API che sarà la sua prima versione 1.0, però coprirà il 100% della funzionalità, e la user interface in React che avrà coprirà un primo nucleo di funzionalità, diciamo, mature del software. Il software è, ve lo faccio vedere in video per non appesantire il tutto, questa è l'interfaccia attuale, come era stata pensata nel 2006, ma che ancora resiste alle intemperie del tempo, perché è funzionale, è facile da usare, almeno quelli che adottano FenHospital, che ce ne danno notizia, perché poi abbiamo più di 100.000 download, non sappiamo effettivamente chi esattamente lo sta utilizzando, però quelli che ci danno notizia lo ritengono molto fruibile, molto facile, pronto all'uso. Mentre la versione che stiamo, l'interfaccia che stiamo sviluppando è chiaramente di questo tipo, React, responsive, quindi va bene anche per i dispositivi Handy, permette di fare tante più cose per ovvi motivi e anche semplifica tantissimo dal punto di vista dello stack, il software a livello di aggiornamenti, installazioni. E quindi ci stiamo lavorando, ovviamente è la community aperta e chiunque può entrare a farvi parte in ogni momento. A livello di componenti trovate tutto su GitHub. Su GitHub, poi vi metto il link, avete sostanzialmente quattro componenti. C'è il core che si evolve nel tempo con nuove funzionalità a livello di core. API, che dicevo, appunto sarà rilasciato questa. Adesso c'è la versione 0.0.1.0, per dire. Quindi sarà rilasciato entro la fine dell'anno una versione stable, diciamo una prima stable. La UI e la GUI, quindi la UI per il web e la GUI per il desktop. Tuttavia, siccome abbiamo tante installazioni in corso e ci sono comunque richieste di nuove funzionalità, quelle che poi discutiamo nelle call che vi dicevo, tutti questi componenti si evolvono, quindi anche la GUI continua a evolversi un pochettino ancora nel tempo, a migliorarsi. Volevo sottolineare che da quando siamo riusciti a mettere in piedi una community open source più nutrita negli ultimi 3-4 anni, la qualità del codice è migliorata che unità di misura utilizzare, però ha fatto veramente un balzo in avanti, perché è quello proprio quello in cui crediamo per l'open source, quindi il codice migliore è fatto anche con un'etica, con un livello di etica importante. Altro link, quindi noi utilizziamo come sistema di ticketing e di backtracking Jira, quindi
potete scansionare questo QR code e trovate quali sono le feature bug fixing da fare in programma per la 1.14, che è la prossima versione, da rilasciare entro la fine dell'anno. In realtà è tutto un po' dinamico, quindi noi ogni volta che facciamo le call capiamo anche in base alla disponibilità dei volontari cosa effettivamente si riesce a mettere in fila. Quindi prima del rilascio faremo un'altra call, faremo uno sprint finale in modalità pseudo agile e definiremo poi meglio cosa ci va nella release. Però è una cosa molto comunitaria, quindi cerchiamo di dare una direzione noi come Informatica Senza Frontiere, ma anche recepiamo tantissimo quello che ci viene detto dalla community. Quali sono le attività in programma? Come vi dicevo prima, privacy by design, quindi abbiamo una serie di issue e di focus sul GDPR, preso come riferimento, chiaramente vale per l'Europa, non vale per l'Africa, però lo prendiamo come riferimento, come insieme di direttive, a noi sembra molto buono, e security. E poi un altro, il Patient Portal, che è un altro progetto che sta nascendo grazie alla Fondazione Cariplo Intesa San Paolo, che abiliterà il singolo ospedale che utilizzo per hospital ad avere un portale paziente, un po' come il fascicolo elettronico. In realtà è un dossier elettronico specifico di quell'ospedale, che però una cosa che noi stiamo vedendo soltanto negli ultimi anni, è sicuro che in quei contesti lì è proprio rivoluzionario, è una cosa che ancora non hanno fatto praticamente, se non nei paesi magari un po' più avanzati. La community è quella che stiamo spingendo più di tanto, più di tutto negli ultimi 3-4 anni, come ho detto, e come vi dicevo, l'idea di farlo, e sarebbe già possibile offrirlo come software as a service, però cercheremo di non spingiamo tanto in questa direzione, perché in determinati contesti la connessione ad internet è ancora uno strumento sociopolitico, quindi non è affidabile, non è pensabile ancora adesso, cioè per adesso, di fornire un software con queste criticità, cioè la salute dei pazienti che deve funzionare 24H, ad una connessione di internet in alcuni paesi. Quindi per adesso quello è già possibile, ma non lo stiamo spingendo, mentre con interconnessione con dispositivi biometrici e lettori di badge sì, quindi se avete esperienze di questo tipo benvenuti, processi in background per fare reportistiche periodiche o piuttosto che backup, cosa che adesso viene demandato un po' a livello sistemistico, invece vorremmo fornire delle funzioni a livello proprio di software, è un sistema di raccolta feedback in tempo reale, un telemetry che ci può dare un po' di informazioni anonime sull'utilizzo del software e anche dare la possibilità agli utenti finali di segnalare determinati bug o lasciare dei commenti e quindi aumentare di più il rapporto con l'utente finale. Questa è un po' la mappa dove siamo, quindi vi ho detto più di 13 paesi, più di 25 ospedali che abbiamo conosciuto noi, sostanzialmente quelli dove vedete le crocette, però quindi per un bacino di utenti stimato sui 16 milioni, ma sono molti di più perché molte installazioni non le conosciamo e anzi con il sistema di telemetry speriamo di avere più dati da questo punto di vista sull'utilizzo del software. Io avrei finito, quindi entrate, fate pure join della community, il GitHub di Informatici trovate sia Open Hospital ma anche altri software che abbiamo fatto con diverse tecnologie, trovate i link, l'invitation link ai canali, al workspace di Slack, dove lasciamo, chiaramente usiamo per le comunicazioni veloci, ma anche la mailing list, molto importante, anche se magari è uno strumento per molti un po' obsoleto, però la mailing list è quella che ci tiene agganciati per appunto le call to action su determinati argomenti, come per esempio il telemetry, come per esempio JUnit test, quindi là si va un pochino più sullo specifico, è una mailing list di sviluppo a tutti gli effetti. Spero che quello che vi ho raccontato vi abbia interessato almeno un po', sono a disposizione per eventuali domande, vi lascio di nuovo il QR code sempre per inviare l'email. Grazie. Sì, grazie Alessandro, e abbiamo subito una domanda che arriva dal nostro gruppo Telegram. Sì. Da parte di Danilo.
che dice in sostanza hardware anziano è più energivoro di hardware recente, ma buttare hardware funzionante, benché anziano, è un peccato. Quindi ci chiede qual è la giusta via di mezzo e se utilizzare hardware recente per ottimizzare l'energia più netta o sfruttare fino all'ultimo l'hardware anziano per andare a diminuire i rifiuti. Esatto, questa è una bellissima domanda. Allora non c'è una regola d'oro. Diciamo che noi già da tanto tempo abbiamo smesso di, perché si faceva nel 2007-2008, di prendere i computer e donarli all'Africa, però appunto erano computer energivori. Adesso c'è un mercato in Africa, quindi quello di inviare giù computer è una cosa che non facciamo più. Piuttosto ci sono realtà qui dove quei computer non sono ancora obsoleti e quindi si possono riutilizzare qui. Poi c'è tutto un mondo che riguarda il riciclo, quindi anziché farli finire in discarica, spingere per il riutilizzo dei materiali, delle terre rare. Adesso c'è una vera e propria guerra in corso, no? Sull'accaparramento delle risorse di terre rare. Quelle terre rare non devono finire nella spazzatura, devono poter essere riutilizzate e effettivamente un hardware molto vecchio va da sé che lo potrai utilizzare magari per fare degli esperimenti, per dargli una vita a livello di laboratorio, casalingo, però se non è più possibile bisogna cercare di riciclarle il più possibile, cioè di mandarle nel riciclo. Bene, allora grazie per questa risposta che è stata comunque molto chiara. E quindi in realtà rimaniamo eventualmente in contatto se ci sono delle altre domande, te le facciamo avere. E nel frattempo ti ringraziamo per aver condiviso la tua esperienza, la tua conoscenza questa sera qui con noi. Grazie a voi, grazie a Davide Caminati per averci coinvolto. Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere lì tutti i giorni a farmi un po' di hackathon pure io, però è una settimana devastante a livello personale, quindi non mi sono potuto muovere da qui. Saluti da Adria, sono in questo momento, provincia di Rovigo. Buona serata e buonanotte. Buonanotte, buona serata a voi.